Abbiamo assegnato fino ad oggi circa 60 milioni di euro e altri 80 li assegneremo. In questo caso, per la viabilità provinciale della provincia di Chieti al servizio delle zone industriali, diamo luogo ad un accordo su base convenzionale per 4 milioni di euro che servirà a risolvere alcune strozzature della viabilità provinciale di Chieti, alcuni punti neri, e fare in modo che ci sia sicurezza della circolazione, comodità e anche dignità per chi produce ricchezza in questa provincia e nelle zone industriali. E del resto lei l'ha sempre detto, le infrastrutture devono essere il volano per rilanciare l'economia. Certo, anche perché l'infrastruttura consente la possibilità di godere di un territorio, di raggiungerlo, di arrivarci e di ripartirci, di fare investimenti, di rilevarlo come attrattivo. Io ho ereditato una provincia con 230 situazioni di difficoltà viaria. Una alla volta l'affronteremo, certo ci sarebbe bisogno anche di un piano Marshall a livello nazionale, mi aspetto che anche Del Rio finanzi un piano Marshall a livello nazionale per tutta la rete viaria. Non è vero che si risolve il problema scavalcando il problema, noi anche delle strade provinciali per la terza volta ce ne stiamo occupando. Presidente, secondo lei quanto ha inciso la non manutenzione, in alcuni casi persino ordinaria negli anni, a creare questa situazione di disagio? Io sono arrivato a contare 12 anni di assenza di manutenzione, adesso dobbiamo ricominciare facendo il lavoro, diciamo, della casalinga. La manutenzione che fai oggi ti fa costare 10 euro, se non la fai oggi, la fai fra 12 anni, ti fa costare 1 milione di euro. Grazie alle strutture, e continuate a lavorare in questo modo, così ne beneficerà tutta la popolazione.